I carabinieri di Rivarolo Canavese, a seguito di un coordinato servizio di osservazione e controllo, coadiuvati dal nucleo carabinieri cinofili di Volpiano, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio un 67enne residente a Rivarolo, pensionato pregiudicato. L'altra mattina i militari dell'arma hanno proceduto a una perquisizione domiciliare all'interno dell'abitazione dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, trovando e sequestrando circa 50 grammi di cocaina nascosta all'interno del bagno in un sacchetto di cellophane, oltre a 5 dosi già confezionate e pronte per lo smercio. Su disposizione del GIP presso il Tribunale di Ivrea, l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere. A seguito della venuta convalida è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.